Senza lasciare nemmeno un biglietto, si era allontanata dal suo appartamento con una piccola borsa, lasciando le sue tele, i suoi colori, la sua poltrona color ocra, le sue piante, il suo miele di corbezzolo, l'odore della trielina, della carta stampata, il profumo del pane e cereali appena tostato, e portando con sé solo il suo blocco di carta ingiallita rilegato in pelle nera e il carboncino. Non è il tramonto e non è l'alba. Non è il giorno e non è la notte. Non è la vita e non è la morte. Io, naufraga nella terra di mezzo, fra la terra e il cielo, ho ancora il tempo di pensare e scegliere, di vagare o di volare, di rimanere o andare. Paola non ha mai conosciuto sua madre. Dopo il grande dolore per la perdita anche del padre, unica sua figura di riferimento, deve fare i conti con una gravidanza inaspettata. Dal suo mondo di delusioni, di paure e di incertezze, decide di intraprendere un lungo viaggio e fare chiarezza dentro di sé. Italia, Francia, Inghilterra, un viaggio appassionante attraverso scenari e panorami mozzafiato, dove la bellezza della natura e il mistero che avvolge i personaggi appaiono come i protagonisti di una pellicola fantastica, dalla quale Paola non vorrà farsi coinvolgere. Ero ormai troppo stanca e l'artrosi alle mani non mi aveva permesso di scrivere queste parole così intime su un diario. A dire il vero, nemmeno avevo mai avuto l'intenzione di raccontarmi o confidarmi con qualcuno. A Freshwater Bay, dove in passato si era tenuto il più grande concerto rock dopo quello di Woodstock, in quegli stessi anni. Le mie palpebre, serrate come boccioli dei petali appassiti, non avevano la forza di schiudersi e far godere i miei occhi per l'ultima volta di quell'immagine. Mentre il rimbombo dei passi che si allontanavano dalla stanza lasciavano spazio al fievole suono del mio respiro, che si fondeva a quello debole degli ultimi battiti del cuore fino al silenzio. But only a shadow of the good remains. All that's left is this lingering pain. Like a seaside resort out of season, I stand all alone, have no reason. Col tempo e poco per volta, aprendo il cuore, la protagonista di questa storia si lascerà guidare dagli eventi e troverà le sue risposte e una verità sconvolgente. La complessità degli amori, delle scelte, degli intrecci, degli stati d'animo e delle passioni. Serenity, Sara, Paola e Benedetta rappresentano diverse generazioni di donna. Ecco le infinite gocce formare un fluido vischioso e integrarsi perfettamente tra anima e corpo. Sono nuda, ma non smarrita. In quest'angolo di pace e libertà, in questa nuova dimensione, io posso volare ovunque di nuovo. All that's left is just lingering pain. Like a seaside resort out of season. I stand quite alone, have no meaning. Donne diverse, anche in luoghi e tempi diversi, ricorrendo a intensissimi flashback spazio-temporali, varcando persino il confine biologico della vita, perché è troppo difficile chiudere così tanti sentimenti, così forti, nella sola scatola della carne, perché siamo corpo e anima. Like a seaside resort out of season. I stand all alone, have no reason. Lasciami pensare, un romanzo di Maria Casale, opera prima. I stand all alone, I've no meaning.